Galantamina. Comincio a imparare i nomi di tutti i farmaci. Scrivo sulle scatole di dosaggio, lo ammetto, sono scettico. Donepezil 5 mg una volta al giorno. Il dottore dice che questi farmaci potrebbero rallentare la malattia. Rivastigmina, 2 volte al giorno, colazione e cena. La malattia. È così che la chiamiamo. A noi il nome di quel tedesco non ci piace proprio, tu poi l'hai sempre odiati. Ironia della sorte è grazie a uno di loro se adesso possiamo curarti. Curarti è un eufemismo. Fasci di fibre aggrovigliate, placche amiloidi, e questo dicono i medici che hai nella testa. Papà, papà, ti ripeto vicino all'orecchio mentre tu seduto sul divano fissi la televisione, spenta. È tardi, dobbiamo andare, dai, allacciati le scarpe, ti dico. Mi guardi, guardi i tuoi piedi. Il dottore dice che dobbiamo stimolarti a fare le cose da solo. Le tue mani tremano mentre ti chini al rallentatore verso i lacci e le mani si bloccano a metà strada mentre mi guardi con la bocca spalancata. Mi avvicino ai tuoi piedi, faccio il nodo come le ali di una farfalla, me l'hai insegnato tu. Ti guardo. Fatto. Mi sorridi come se fossi il tuo eroe, quello che ti ha lacciato le scarpe. Sorridi per ringraziarmi. Grazie. Prego. Prego, ripeti tu. Non è facile. Tutte quelle fibre aggrovigliate ti mangiano i pensieri. So quello che sta accadendo nella tua testa. Placche, impulsi nervosi che si scontrano in un turbinio di scariche elettriche ed è come essere nell'occhio del ciclone. Dentro è tutto calmo, mentre fuori è già distrutto. Chi sei? Mi hai detto ieri. Chi sei? Mentre mi avvicinavo per abbracciarti. Dico il mio nome, quello che mi hai dato tu. I tuoi occhi grandi si spalancano ancora di più. Mi chiedi, sì, ma io, come mi chiamo?